Signore Padre, Dio onnipotente ed eterno, artefice della divinità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai dire che sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita. Assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale tu hai disposto in esso i diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo i ministri del Cristo Cristo. E l'antica alleanza presero forma in figura ai vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne da te prescelti per leggere e santificare il tuo popolo, associasti i collaboratori che li seguivano nel grano e nella vita. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè, che gli potessi guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano comunque delle piantate. È la pienezza dei tempi, padre santo, è mandato nel mondo il tuo figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Le opere dello Spirito Santo egli si offrì a te, ma senza mano, e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrati nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunciare e attuare l'opera della salvezza. Ora, oh Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. Rinnova in loro l'effusione del tuo spirito di santità. Adempiano fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto. E con il loro esempio guidino tutti a un'integra condotta di vita. Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore dell'uomo e raggiunga i confini della terra. Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavaggio di rigenerazione e nutrito alla mensa della tua altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Siano uniti a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti unite in Cristo diventi